Ringrazio Luca Taddio appunto per aver dato vita a questo festival. E adesso passiamo invece all'argomento di oggi, che è appunto estetica, fenomenologia e scienze della vita. Visto che anche il titolo inizia dall'estetica, il mio intervento comincerà introducendo la figura del professor Salvatore Tedesco, appunto dell'Università di Palermo. Lui si è occupato sia della teoria classica dell'estetica, quindi delle sue origini, le origini dell'estetica come disciplina, quindi Baumgarten e Kant fondamentalmente, no? Siamo nel XVIII secolo, ma anche nei suoi sviluppi del Novecento. E si è occupato recentemente anche del legame tra l'estetica e la biologia fondamentalmente, quindi per questo colleghiamo l'estetica anche alle scienze della vita. Ora, io farò in particolare riferimento a un suo libro che è uscito quest'anno, appunto si intitola Fuoco pallido, e in realtà è per editore Meltemi, quindi nel 2019, che mutua il suo titolo dall'omonimo scritto di Vladimir Nabokov, il famoso autore di Lolita, per intenderci, ecco. Questo sicuramente lo conoscete tutti. Ecco. E il quale, però, questo libro non è su Nabokov, bensì su Sebald, quindi su uno degli scrittori tedeschi più famosi del panorama contemporaneo, addirittura uno dei possibili premi Nobel. Ecco. Ora, il pensiero di Sebald dà al professore Tedesco tanti spunti, possiamo dire così, per sviluppare un pensiero sia sull'estetica che sulla vita. Innanzitutto, uno degli aspetti che mi ha colpito di questo testo, no, che è presente a pagina 14, in cui parla della lettura stratigrafica di Sebald e dice, parla delle nervature di quella vita che ci precede, anzi piuttosto che mi precede, che precede il singolo io nella sua finitezza, nella sua contingenza. E questi strati, ecco, mostrano un rapporto tanto evidente quanto impenetrabile con la verità, ecco, interessantissimo. Già quindi abbiamo questa vita intesa appunto come origine, ecco, e qui presente anche il tema fenomenologico, chiaramente, oltre che estetico, e il problema della soggettivazione, quindi la vita che precede l'io finito, ecco. Riprende anche l'intervento che è stato fatto ieri a proposito di Donai e di Remet, che riguardava la questione dell'incontraddittorio come origine, ecco, della soggettivazione. Quindi ci sono, appunto, come abbiamo detto, anche delle analogie col pensiero di Michel Arrie e di Merleau-Ponty e della fenomenologia. Andiamo invece adesso a dei versi di Sebald, che appunto è un poeta, è un prosatore, un saggista, in cui è presente questa questione della soggettività. Spero di pronunciarlo bene in tedesco. Schwer zu verstehen ist nämlich die Landschaft, wenn du im Zug von dahin nach dorthin vorbeifährst, während sie stumm dein Verschwinden betrachtet. In italiano suona: difficile da comprendere in vero il paesaggio, quando tu in treno da qui a lì trascorri viaggiando, mentre esso silenzioso contempla il tuo svanire. Ecco, il soggetto che svanisce nel paesaggio. Ecco qui, allora qui c'è da capire appunto se il paesaggio a questo punto non è la stessa vita di cui anche si parla, ecco, vita che è paesaggio, possiamo dire, questo universale, chiamo così, da cui poi, però non universale tematizzato, un universale intematizzato, da cui verrebbe fuori invece il soggetto concreto, ecco, però in cui il soggetto rischia di svanire anche. E qui, anche qui, il legame con la fenomenologia è assolutamente evidente, nell'ultimo pensiero di Merleau-Ponty, direi, soprattutto negli scritti Invisibile e l'Invisibile, ecco, in cui si parla della differenza già tematizzata da Husserl tra corpo fisico, Körper, e Leib, no? Il corpo vivente, ecco, il mio corpo, che però Merleau-Ponty non chiama più corpo fenomenico come nella fenomenologia della percezione, ma chiama carne, chair, no? E la definisce chair du monde, perché non è solo la mia carne, ma è la carne del mondo, ecco, la carne che io condivido.
Quindi non abbiamo più un soggetto chiaramente delineato di tipo cartesiano-kantiano, se così possiamo dire, ecco. Ma è un soggetto che in connessione col paesaggio, con la vita, dall'identità instabile, ecco, identità instabile. Ora, in Sebald, secondo Tedesco, ci sono due percorsi, cito da pagina 20, cioè la fenomenologia dell'aesthesis, ecco. E poi la poetica della storia naturale, questa questione della storia naturale poi tornerà. Quindi c'è un'urgenza, questa pagina 23, metamorfica, plastica di Sebald nel relazionare e ricondurre reciprocamente storia e forma vivente, con che qui la vita torna. Poesia e costruzione artistica nel trattenere le rispettive immagini lascia infatti emergere un'irrimediabile incrinatura della forma. La forma che si incrina e conduce al totalmente altro. E anche qui la fenomenologia ritorna, penso in questo caso al filosofo dell'alterità per l'eccellenza, che è Emmanuel Levinas, di cui io mi sono anche occupata in Alterità infinito, no? Quindi stiamo parlando dell'alterità radicale, che a cui rimanda il volto dell'altro uomo, no? L'altro uomo mi appare, possiamo dire così, ecco, tramite il volto, ma questo volto rimanda all'infinito, a Dio, all'assolutamente assente, quindi non il Dio inteso come sommamente presente, come nell'ontoteologia tradizionale, ma un Dio appunto che, come nell'interpretazione cartesiana, possiamo intelligere ma non comprendere, cioè possiamo cogliere ma non comprendere, anzi, mentre nel caso dell'ontologia cartesiana abbiamo qualcosa comunque in comune con questa sostanza, nel caso di Levinas no, è un rimando al totalmente altro. Andiamo adesso anche alla, diciamo, all'ispirazione da cui appunto Tedesco, a partire da cui Tedesco ha scritto il suo libro, no? Che non è solo di interesse chiaramente per Sebald, ma ha anche specificato che si ispira alla situazione politica odierna. A un governo di cui alcuni esponenti sottolineano, possiamo dire, la differenza degli altri, ecco. Ma non la sottolineano in maniera neutra o positiva, bensì in maniera negativa, cioè siamo noi e gli altri, noi e i nemici, ecco. Invece Sebald mette in evidenza che comunque invece sono importanti le singolarità, sono importanti le differenze, ecco. Quindi è un pensiero della valorizzazione delle differenze, qui potremmo rimandare a Derrida, a Deleuze, a tutto il pensiero della differenza. Ecco. Un altro punto importante, secondo me, di questo libro è questo frammento di Nietzsche, appunto, il frammento 224 tratto dalla Gaia Scienze, che si intitola Critica degli animali, perché qui c'entra molto, no? Temo che gli animali, questo dice Nietzsche, vedano nell'uomo un essere loro uguale che ha perduto in maniera estremamente pericolosa il sano intelletto animale. Vedano cioè lui l'animale delirante, l'animale che ride, l'animale che piange, l'animale infelice. Quindi come se ci fosse quasi una caduta, possiamo dire, no? Da questo originario intelletto animale. Qui se ci fosse Pietro Gori avrebbe tanto da dire, no? A proposito di questo... di questo frammento di Nietzsche. Comunque, qui appunto questo frammento, secondo Tedesco, è il fondamento metodologico della riflessione di Sebald sul linguaggio e sul sistema dei saperi, appunto, in cui si esplica questo divenire uomo, ecco, che viene definito come differenziale tra il dispiegarsi della natura organica e qualcos'altro, ecco, a cui non immediatamente accediamo. E anche qui, differenziale, rimandiamo a differenze e ripetizione di Gilles Deleuze, che a sua volta interpreta Leibniz. Quindi anche qui, i riferimenti al pensiero francese, in questo caso non direttamente fenomenologico, però ci sono. Vado avanti, sto per concludere sul Tedesco. Ecco, qui c'è proprio la chiave interpretativa del pensiero di Sebald, quindi secondo una direzione che non è più antropocentrica, quindi con l'uomo al centro del cosmo, bensì, ecco, uso un termine deleuziano, decentrata, ecco, verso una dimensione vitale, ambientale, ecco, e qui anche il legame, secondo me, con le scienze della vita. E questo si collega sia a quanto dice Henri sulla vita, ma anche a quanto dicono Merleau-Ponty, a quanto sembra alludere Husserl nelle sue lezioni sulla sintesi passiva, ovvero
il fondamento passivo dell'attività, cioè l'attività, la coscienza è intenzionale, l'intenzionalità è attiva, no? Il dirigersi verso qualcosa ha però un fondamento passivo. Ecco. E da questi spunti poi Merleau Ponty svilupperà il suo pensiero. Ora, quindi abbiamo un fondamento non ancora cosciente, forse mai coscienzializzabile della coscienza. Scusate il gioco di parole. Ecco, a me piacerebbe che il professor Tedesco, nel suo intervento, parlasse di queste questioni e parlasse anche della teoria dei mitologemi, ecco, secondo l'interpretazione data da Beals, la quale secondo me aiuta a capire meglio la questione della perdita della coscienza animale e anche la questione della storia umana come Sonderfall. Ecco. E così in modo tale che possa realizzare questo collegamento tra appunto estetica e scienze della vita. Ecco, adesso passiamo invece alla questione della fenomenologia e le scienze della vita, che invece sono trattate dalla professoressa Malaguti, che appunto si occupa di filosofia francese moderna e contemporanea, filosofia dell'azione, filosofia della percezione, in particolare da una prospettiva fenomenologica. Ora, qua, appunto, la professoressa Malaguti è una specialista di Michel Harry. Michel Harry, una delle sue opere più famose, forse non la sua più famosa, che è L'essenza della manifestazione, del 1963, dice appunto che la manifestazione dei fenomeni esterni ha la sua radice in qualcos'altro, ecco, nella vita pura e non intenzionale, ritorna questo concetto di non intenzionale, ecco. La vita infatti viene definita come autoaffezione pura, dunque affezione di se stessa. E per questo motivo Harry è stato definito un fenomenologo radicale della vita. Ecco. Ora, chiaramente, come ho detto anche precedentemente, la questione della vita si collega anche a ciò che è rimasto, possiamo dire, impensato, sia nel pensiero di Husserl, appunto, che in quello di Merleau Ponty. Cioè, si fa riferimento a questo originario, però non viene chiaramente caratterizzato come vita. Ecco. Per quanto la vita sia sempre presente nel pensiero sia di Husserl che di Merleau Ponty che di altri fenomenologi. Ora, a questo proposito, no, cito un brano di Renaud Barbara, che è uno dei più, insomma, fenomenologi contemporanei più in voga, possiamo dire. Ecco. È la sua Introduction à une phénoménologie de la vie, in questo caso ho preso la traduzione di Sansonetti. Tutto accade come se la vita non fosse mai pensata per se stessa, ma solo invocata come ciò che, per certi versi evidente, permette di far proprio o di determinare quanto costituisce il vero centro tematico della fenomenologia. La vita è insieme onnipresente e curiosamente assente, almeno in quanto non è oggetto di un'autentica interrogazione. Ecco. Quindi Michel Harry, in questo caso, non se la prende, tra virgolette, soltanto con la fenomenologia, ovviamente, se la prende bonariamente, ma anche con le scienze della vita, con la biologia in particolare, no? Dice, nei laboratori dei biologi noi dovremmo trovare, ecco, lo studio della vita, invece troviamo solo questa cellula appunto ridotta ad algoritmi, a formule matematiche. Ecco. Io onestamente la contesterei un po' l'interpretazione di Harry, perché diciamo che i biologi agiscono in maniera un po' diversa, anche Merleau Ponty se n'era accorto nella struttura del comportamento, tant'è che il livello biologico è diverso da quello fisico. Cioè, una cosa è considerare la realtà secondo le leggi fisiche, una cosa è considerarla come organismo. Quindi in questo caso, non so se poi la professoressa Malaguti concorda o discorda, però secondo me in questo caso la critica di Harry alla biologia a me sembra un po' troppo feroce, ecco. Mentre già Merleau Ponty distingue il piano della fisica, quindi della scienza pura, possiamo dire, da quello invece della scienza della vita, perché comunque i biologi considerano anche la cellula e l'organismo in maniera sistemica. Quindi questo è ben evidenziato.
Quindi Merleau-Ponty aveva già fatto riferimento a questa quindi la distinzione tra il livello fisico e quello biologico, e poi ne aggiunge un terzo che è valido solo per gli esseri umani, quindi non per gli altri organismi viventi, che è quello spirituale, quindi quello delle forme simboliche. Ecco. Ora, la professoressa Malavuti, quindi in quanto studiosa dei ri, sicuramente potrà illustrarci questa vita, ma non in generale perché appunto la questione è molto complessa, ma solo come origine della soggettività, ecco, legandola al discorso delle scienze della vita, quindi al discorso scientifico. Tra l'altro è molto interessante l'interpretazione che di Arrì fa la professoressa Malaguti rifacendosi a Meister Eckhart, quindi a un grande mistico, ecco. La questione del silenzio, che però qui non voglio anticipare nulla, ecco. E oltre a ciò, visto che la professoressa Malaguti si è anche occupata di teoria fenomenologica delle emozioni e delle relazioni tra emozioni e coscienza, visto che insegna anche a psicologia, le chiedo appunto che in che senso appunto possiamo interpretare la vita secondo appunto come origine della soggettivazione. E la seconda domanda è se questa vita costituisce l'origine delle emozioni, quindi la loro energia originaria di contro alla razionalità che mette in ordine questo, come uso un concetto platonico, come le idee nei confronti della cora, quindi dello spazio informe, oppure se è qualcosa che sta a monte e che costituisce l'intreccio stesso tra razionalità ed emozionalità. Grazie. Inizio io? Va bene, una ventina di minuti allora, qualcosa di Sì, più. Va bene, grazie intanto appunto per questa splendida introduzione al nostro dibattito, grazie ai presenti, ovviamente anche appunto a Luca Taddeo, Mimesis, per l'organizzazione di questo incontro, per questo invito. Devo dire, con qualche ritrosia, insomma, provo, come dire, a dare conto, insomma, in assoluta brevità, ovviamente per andare per cose magari più interessanti, dico, del tipo di percorso che ho fatto e che mi ha portato anche a questo incrocio con Sebald. In realtà, ecco, ho dedicato buona parte così dei miei studi, dei miei lavori, a un problema di tipo, se vogliamo, metodologico, cioè comprendere come intendere l'estetica e come intendere anche appunto il rapporto fra l'estetica e la questione della vita, del vivente, eccetera. Mi è sempre sembrato, e ovviamente non solo a me, anche a nomi ben più significativi del mio, dico, mi è sempre sembrato abbastanza discutibile il proposito di ridurre, di condurre senz'altro l'estetica soltanto ad una filosofia dell'arte, ad una riflessione filosofica sull'arte. Ed invece, a partire appunto da Baumgarten, a partire da Kant, ma anche da Herder, da tutto il dibattito settecentesco ed anche le origini, diciamo, più o meno prossime di quel dibattito, è sembrato di dover vedere invece un nesso fortissimo, non solo con la conoscenza sensibile, ma anche con ciò che la conoscenza sensibile significa come conoscenza incarnata. La conoscenza sensibile è la conoscenza da parte di un essere organico che è dotato di determinati sensi e non di determinati altri, che è organico e dunque si trova, come dire, inserito in una relazione ambientale che sin dal principio probabilmente lo porta sia ad essere un soggetto, ma non un soggetto contrapposto ad un oggetto, ma piuttosto invece un soggetto relazionale, un soggetto di una relazione in cui viene modificato profondamente dalla realtà in cui sta. Insomma, ecco, pensare un po' la questione del rapporto fra l'estetica e il vivente, fra l'estetica e la vita, anche per il dato abbastanza banale che se è vero che la disciplina estetica nasce più o meno a metà del Settecento con Baumgarten, eccetera, eccetera, e utilizza un neologismo, appunto, riprendendo questo termine greco, ma in un modo che è inusuale, che non era mai stato utilizzato così nella Grecia, la stessa cosa succede negli stessi anni anche con altre discipline.
per esempio con l'antropologia, perché antropologheo significava un'altra cosa nel mondo antico e inizia a significare invece una disciplina filosofica su un oggetto di indagine specifico dell'uomo solo dal 500 e in particolare dal 700, per esempio con la filosofia della storia, che così concepita si vede come qualcosa di nuovo, e soprattutto con la stessa biologia, che è un termine totalmente assente nell'orizzonte, diciamo, concettuale occidentale fino all'inizio dell'Ottocento. E mi è sempre sembrato di vedere, diciamo, un nesso forte fra la nascita di un'estetica come riflessione sulla sensibilità di un corpo organico finito, eccetera, eccetera, e la nascita appunto di questa biologia come scienza generale della vita per un verso e dei viventi per l'altro. E attenzione, non è la stessa cosa, perché una scienza generale della vita segue lo sviluppo della vita e fa anche questione, diciamo, come dire, del carattere storico, non solo del concetto di vita, ma della vita in quanto tale. Una scienza generale dei viventi, sì, tiene presente la vita, ma tiene presente le vicende dei singoli viventi, a cui magari essere travolti nello sviluppo della vita possibilmente non sta benissimo, ecco, quindi sono due cose probabilmente anche differenti fra di loro. E proprio per questo, appunto, come dire, mi sembra importante, per un verso, concentrarsi allora, come dire, sulle implicazioni del farsi di questo sapere sulla sensibilità, che vuole affiancare metodologicamente, diciamo, la scienza della logica, la scienza della conoscenza chiara e distinta, della conoscenza intellettuale, eccetera, eccetera, e vederlo proprio come sapere di un soggetto relazionale, in sostanza, di un si scopre appunto con tanti elementi di prossimità anche ai soggetti animali. Uno dei passaggi fondamentali dal mio punto di vista per la nascita dell'estetica moderna è, per esempio, il momento in cui un grande poeta, grande scrittore, ma anche grande botanico e grande zoologo, cioè Albrecht Haller, inizia a distinguere fra le parti sensibili e le parti irritabili del corpo umano e del corpo animale, cioè a capire che, come dire, che il corpo è assai più articolato di quello che le tradizioni precedenti, meccaniciste, vitalistiche che fossero, erano disposte a concedere. Ecco, a partire da problemi di questo genere, mi pare appunto inizia a delinearsi per un verso la prospettiva di un'estetica, per l'altro verso anche una prospettiva di ricerca sulla forma vivente, che non a caso negli stessi anni si va delineando come morfologia, con un grande scienziato che è anche grande poeta, cioè Goethe, e da lì appunto, in breve, come dire, l'intreccio fra queste due forme di sapere diviene, dal mio punto di vista, estremamente importante, estremamente pervasivo, e, come dire, ci permette anche in certo modo di delineare un insieme di modi di costituirsi del sapere estetico anche abbastanza differenti, non voglio dire alternativi o in contrapposizione con, ma anche abbastanza differenti da quelli che si sono, come dire, solidificati, polarizzati in una filosofia dell'arte. È tutta una tradizione che attraversa ampiamente l'Ottocento, penso a Ernst Haeckel, il Novecento, non so, la biologia teoretica di Huxley, ancora dopo gli sviluppi della morfologia con un autore a cui ho dedicato tantissimi lavori, anche in parte pubblicati proprio da Mimesis & Company, cioè Victor von Weizsäcker, che ripensa una morfologia, appunto, come dire, in chiave nuova, nonché appunto anche, come dire, un discorso metodologico che ci dà modo anche di incrociare tanto, appunto, diciamo, la biologia teoretica anche non darwiniana o antidarwiniana di inizio secolo, quanto però anche certi passaggi importanti del pensiero biologico a noi contemporaneo, proprio nel senso di una riscoperta della forma. Penso a tutta una serie di autori
della nostra contemporaneità, non so, Gerd Müller, Stuart Newman, alcuni autori di questo genere, più famoso di questi nomi che ho appena fatto, per esempio Stephen Jay Gould, eccetera, che hanno ripensato la biologia all'interno di una prospettiva darwiniana, ma dando uno spazio inedito appunto alla forma, all'organismo singolo come entità da studiare, eccetera, eccetera. Ora ecco, se però tutto questo discorso, che ovviamente bisognerebbe articolare ben diversamente, non voglio rubare troppo tempo, dico, è un discorso dal mio punto di vista prevalentemente di tipo metodologico, per così dire. Però la riflessione metodologica, la riflessione sulle forme del sapere, eccetera, eccetera, evidentemente non vive nell'aria, non è astorica, ma anzi è profondamente incarnata in senso storico, sin dalle cose che ho appena cercato di dire su Baumgarten, eccetera, ma in maniera particolare, in maniera per noi particolarmente importante, quando tutto questo diventa anche incrocio con certi momenti di svolta del nostro tempo o del tempo che ha determinato in maniera fortissima e pesantissima il nostro tempo, eccetera. Ecco, tutto questo per dire che questo discorso di metodo, appunto, per me deve necessariamente poi incarnarsi anche in una riflessione su determinati momenti salienti, anche in senso storiografico. Per questo, insieme a Baumgarten e Kant, prima citavo anche Herder, perché Herder è sicuramente un autore che, come dire, riflette sullo stesso problema metodico, ma vi riflette come? In un libro, per esempio, che si chiama Idee per una filosofia della storia dell'umanità, cioè incarnando il progetto anche di un'antropologia estetica, in una riflessione sulla storia, sulla geografia, eccetera, eccetera, per carità, con esiti che poi non è il caso di discutere qui, eccetera, eccetera, oppure in tante altre occasioni. In particolare, venendo appunto all'autore su cui ho lavorato in questi ultimi anni, e in particolare in questo volumetto pubblicato da Meltemi di quest'anno, appunto, che è stato così gentilmente ricordato prima. E Sebald, Winfried Georg Sebald, che è uno dei più grandi intellettuali del nostro tempo, secondo me uno dei più grandi scrittori, poeti, eccetera, morto purtroppo per un incidente d'auto nel 2001, giovanissimo, 56-57 anni, quando si parlava della possibilità che avesse appunto un premio Nobel per la letteratura, in particolare per il suo ultimo libro Austerlitz. Dico, in particolare Sebald, dal mio punto di vista, è un autore cruciale proprio perché ritorna tutta una serie di temi teorici, per esempio appunto, come dire, anche un interesse per l'antropologia e per il rapporto fra discorso antropologico, discorso biologico generale, eccetera, eccetera, per esempio per il tramite di questo poco noto paleoantropologo che si chiamava Rudolf Diels, e per il tramite del ben più noto filosofo Friedrich Nietzsche, eccetera, eccetera. Ma tutto questo discorso si incarna in una situazione storica ben precisa ed estremamente urgente, che è quella che vive appunto un tedesco, Sebald, nato in un paesino della Germania, della Baviera, quasi sulle Alpi, nel 1943, che quindi non ha direttamente vissuto il nazismo, la Shoah, eccetera, eccetera, ma che si trova a riflettere sulla propria posizione di intellettuale tedesco, diciamo di etnia tedesca, insomma, all'indomani di eventi di questo genere. La poesia che prima è stata citata, Schwarzfelsen, eccetera, eccetera, difficile da comprendere. Prendere in vero il paesaggio quando tu in treno ti sposti da qui a lì, mentre appunto il paesaggio contempla il tuo svanire. Questa poesia che Sebald scrisse a 22 anni, in realtà ci parla di una cosa ben precisa.
Sebald, giovane studente universitario, lì a breve deciderà di abbandonare la Germania e di trasferirsi in Inghilterra e continuare i suoi studi universitari in Inghilterra, contempla il paesaggio e sa che questo paesaggio silenzioso è il paesaggio in cui velocemente la nuova Repubblica Federale Tedesca, nata appunto dopo la catastrofe della Germania hitleriana, eccetera, eccetera, ha, come dire, messo a tacere in maniera sistematica, messo a tacere come attraverso la sistematica ricostruzione fatta 2, 3, 4, 5, 6 volte delle città tedesche, che Sebald dice sono diventate tutte uguali, dappertutto la Fußgängerzone con le gelaterie, Eiscaffè Roma e cose di questo genere, eccetera, eccetera, ha messo a tacere appunto la profondità storica del paesaggio stesso, del paesaggio naturale, del paesaggio storico. Ha messo a tacere tutto ciò il nostro mondo, il mondo in cui ci troviamo a vivere adesso, appunto, e l'ha sostituito con che cosa? Con l'immagine, come dire, di una geografia non più storicamente saliente, con l'immagine di una realtà ormai perfettamente risolta, perfettamente libera dal peso del passato, dal peso della memoria, eccetera, eccetera. Vivere in un mondo privo di memoria, privo di spessori, di densità, eccetera, eccetera. Ecco, l'intellettuale si trova a interrogarsi su questo silenzio del paesaggio, ma si trova a interrogarsi come? A partire da una posizione forte, da una posizione, come dire, di critica magari un po' supponente, magari un po' dotta, erudita, eccetera, eccetera. No, tutto al contrario. Si trova a interrogarsi a partire dal constatare che il paesaggio gli riflette soprattutto una cosa, dein Verschwinden, il tuo sparire, il tuo svanire. Quando il treno passa attraverso un territorio, il paesaggio rimane lì e siamo noi esseri umani che scompariamo, nel senso banale del termine, che il treno passa e non è più dove si trovava prima. Ecco, questo svanire del soggetto, questo svanire del soggetto che non sa che posizione lui stesso deve assumere rispetto al paesaggio, che posizione assumere per costruire un sapere storico alternativo, per riaprire questa apparente, come dire, fissità e mancanza di strati della realtà presente, per riscoprire, diciamo, una stratificazione storica nella realtà, appunto, questo compito, che è un compito eminentemente etico, muove appunto dal riconoscere che c'è uno svanire della soggettività, che deve essere dunque recuperata, ma proprio recuperata a partire dal rendersi conto della propria stessa, come dire, debolezza, fragilità, condizionatezza storica, eccetera, eccetera. Sebald, una ventina d'anni dopo questa poesia, la riformula in certo modo in un testo molto particolare, molto strano, molto sorprendente sulle prime, all'interno di un poemetto che è stato tradotto in italiano da Delfi col titolo Secondo Natura, in cui appunto è un poemetto articolato in tre parti. Nella prima parte lui prende le mosse, diciamo, dalla storia della pittura di Grunewald, quindi un pittore che avverte la problematicità del proprio tempo storico e che costruisce una pittura quasi espressionistica nel pieno del Rinascimento. Georg Steller, un naturalista che faceva parte della spedizione di Bering. Poi la terza parte, dicevo, appunto, è una sorta di autobiografia che parte però appunto dalle immagini conservate fra lamine di scisti dei vertebrati alati, cioè dei dinosauri, Archaeopteryx, eccetera, eccetera. Perché questa immagine un po' bislacca apparentemente? Perché questa immagine
immagine antichissima, questa immagine della vita organica preistorica diventa una sorta di lastra fotografica da sviluppare sino appunto ad arrivare a metterla in relazione via via con i differenti tempi storici, con il tempo presente in particolare, con il tempo storico nelle sue difficoltà, nei suoi momenti problematici, ancora una volta evidentemente con riferimento soprattutto al dodicennio hitleriano, eccetera eccetera. Proprio in questo senso Sebald sceglie come suo referente elettivo, ed è per questo appunto che ho dato a questo volumetto il titolo Fuoco Pallido, sceglie come suo referente elettivo Nabokov, ma non tanto il Nabokov appunto di Lolita, quanto invece il Nabokov dell'autobiografia Parla Memoria. Perché il problema è il problema della memoria. Il problema della memoria in quanto problema, ed è questo forse il tema più importante di Nabokov in generale, del miracolo della coscienza in un mondo organico che sembrerebbe poter fare assolutamente a meno della coscienza umana. L'immagine da cui muove appunto Nabokov in quel libro meraviglioso, appunto per la memoria, è quello appunto, come dire, della sorpresa che si prova quando ci si imbatte in fotografie che mostrano i luoghi a cui siamo abituati, i luoghi in cui abbiamo sempre vissuto, eccetera eccetera, in momenti precedenti alla nostra stessa nascita. Scopriamo improvvisamente che il mondo potrebbe esistere anche senza di noi, e questa cosa appunto ci mette in crisi, ci fa saltare totalmente in aria, proprio perché scopriamo allora una fragilità della nostra posizione e l'unicità però in positivo come compito etico, come compito costruttivo, come compito poetologico anche appunto, l'unicità della nostra stessa posizione umana. Tutto questo evidentemente in uno scrittore non può che riflettersi anche in una riflessione sul linguaggio, il linguaggio della poesia, il linguaggio della scrittura. È una riflessione sul linguaggio che per Sebald è innanzitutto appunto riflessione proprio sul rapporto silenzio, linguaggio, linguaggio umano, linguaggio animale, razionalità umana come costruzione, appunto qui ritorna Rudolf Diels, di una serie di modelli di giustificazione, di interpretazione della realtà mediante i quali, come diceva Nietzsche appunto, riusciamo a organizzare il caos, a dare un senso al caos, la seconda considerazione in attuale di Nietzsche, eccetera. Questo dare senso al caos, questo organizzare il caos, è chiaramente un compito eminentemente umano, è un compito da cui l'essere umano farebbe malissimo a sottrarsi, perché significherebbe non avere più punti di riferimento nella realtà in nessun caso, ma d'altra parte appunto è anche costruzione di una serie di mitologemi, cioè costruzione di una serie di modelli che sostituiscono, come dire, al peso straordinario appunto della realtà, qualcosa appunto che finisce col fungere, come dire, da compensazione, da svolta, da fuga, eccetera eccetera. Ecco, sono un po' questi i temi che mi sembra utile appunto mettere in discussione e riaprire appunto in una possibile lettura del discorso sebaldiano. Chiaro, un discorso appunto che è tutto all'insegna, come dire, di un'assunzione forte della consapevolezza storica, come già emergeva un po' dalle cose appunto che erano state dette prima. I grandi nomi tutelari appunto del discorso di Sebald sono per esempio anche il pensiero di Walter Benjamin, appunto, quindi l'idea di una redenzione nella storia, sono sicuramente appunto alcuni almeno degli autori anche di una tra,
tradizione della fenomenologia, vi pensate in un modo particolare e c'è sempre appunto, come dire, questo tema forte di questa compresenza alternativa, la vita, i viventi, la storia della vita, la vicenda individuale appunto dei viventi, che ovviamente non è riconducibile solo a una sorte progressiva, eccetera, eccetera. Non so, mi fermerei qui per ora. Sì, così diamo spazio anche. Grazie. Sì, vediamo intanto se è pronto. Sì, perfetto. Bene, grazie intanto, una parola di ringraziamento per questo invito grandissimo e per questa presentazione molto generosa. Strutturerò il mio intervento in due parti. Vorrei dapprima provare a problematizzare la questione della fenomenologia che si rapporta alle cosiddette scienze della vita. Il rapporto tra fenomenologia e scienza è un rapporto, diciamo così, è un topos, ecco. Ma naturalmente rispetto alle scienze della vita, gli ultimi anni del pensiero fenomenologico, della produzione fenomenologica, ha portato, soprattutto di aria francese, dopo dirò perché, ha portato a dei frutti estremamente importanti. E poi nella seconda parte invece vorrei concentrarmi su alcuni aspetti della fenomenologia della vita, che sono in primis l'abitare e, se ho tempo, il tema della differenza, della sofferenza, del patire. E vorrei partire con una domanda un po' provocatoria, che viene appunto da questo fenomenologo che è stato testé citato, che è Michel Henry, che è un fenomenologo che appartiene alla cosiddetta nuova fenomenologia francese, che è morto non molti anni fa. Una domanda che si trova in un testo del 1990, che è un testo sulla genealogia della psicoanalisi. Il titolo è Il cominciamento perduto, e la domanda è una domanda, da un certo punto di vista, irrinunciabile. Chi può dire la vita? Chi conosce la vita? Cosa è la vita? Chi ha visto la propria vita? Chi ha visto la propria pena, la propria angoscia, il proprio amore? Ora, Henri risponde: nessuno può dire la vita. Riguardo al tema della vita, la parola dell'uomo è, e riprende un aggettivo che appartiene alla tradizione mistica e della teologia apofatica, appunto di stampo prevalentemente cartiano, la parola dell'uomo rispetto alla vita è una parola pauperrima, cioè una parola poverissima. Questo viene scritto nel 1990, e l'espressione è paradossale, perché in realtà le conoscenze che abbiamo intorno alla vita, grazie alle scienze, sono sempre maggiori, sono sempre di più. E le scienze della vita hanno avuto uno sviluppo straordinario. Le conoscenze che gli scienziati stanno acquisendo sui meccanismi, sulle strutture, sui ritmi di trasformazione della vita, sono assolutamente straordinari. Eppure, la parola dell'uomo, dice Henri, è pauperrima su questo. E così ritorna l'altra espressione che tu ricordavi, che si trova in una delle ultimissime opere. L'espressione, cito testualmente, nella biologia non c'è vita. È un'espressione, ancora questo, che è provocatoria. È provocatoria perché non è tanto la denuncia del sapere delle biologie, delle scienze in generale, ma chi è un filosofo per criticare le scienze? Ma questo si inserisce piuttosto come penso si debba leggere invece come denuncia di un atteggiamento che è molto diffuso nel naturalismo contemporaneo, che è quello di cercare nel sapere empirico non solo la descrizione delle strutture del vivente, ciò che appartiene al sapere empirico,
delle dinamiche del vivente, ma di cercarvi i criteri di intelligibilità del vivente, di attingervi i criteri di senso della vita e del vivente. Come se, e ancora Henri che parla, come se il sapere la vita si limitasse all'indagine delle strutture empiriche contingenti dell'animalità in noi, cioè la nostra organizzazione biologica di fatto. Ma le scienze, fermo restando le giuste distinzioni che sono state ricordate, che, di cui ci parla Merleau-Ponty nella struttura del comportamento, ma che immagine di vita ci restituiscono le scienze? Cioè le scienze quando parlano di vita o di vivente, di cosa stanno parlando? Allora, noi siamo soliti fenomenologicamente porre una distinzione, che secondo me è una distinzione fondamentale, che è la distinzione tra il fatto e l'evento. Le scienze appartengono e non possono che appartenere, cioè questo, guardate, non c'è né nelle parole di questi autori, tantomeno nelle mie, alcun atteggiamento critico nei confronti della scienza, tantomeno un atteggiamento per cui bisogna optare tra una prospettiva filosofica ed una prospettiva scientifica. È tutt'altro, eh? Spero al termine di riuscire a dirlo. Io credo invece, sono fermamente convinta che dobbiamo fare un'opera di reciproca implicazione, con implicazione. Ma intanto vediamo una prima distinzione. Il fatto. Il fatto è ciò che è generale. Il fatto riguarda tutti e quindi non riguarda nessuno. Il fatto viene, per così dire, estrapolato dal divenire, dal flusso dinamica della vita, tant'è vero che i fatti sono riproducibili in laboratorio, identicamente. Io ho due meravigliose e amatissime sorelle che sono due medici, quando loro fanno le loro ricerche in laboratorio, riproducono con le loro cavie, e mi scuso se qui c'è qualcuno che ha una sensibilità animalista, ma è questo quello che fanno i ricercatori, con le cavie riproducono identicamente il medesimo fenomeno che ritengono sia sempre il medesimo, cioè sempre identico a se stesso. Questo è un fatto, viene estrapolato dal divenire, viene riproposto. È generico, è generale, scusate, non generico, è generale, è in una sequenza, il fatto appartiene ad una sequenza, cioè ad un ordine cronologico molto preciso. Ma possiamo dire che, e qui riprendo un'espressione merleau-pontiana, possiamo dire che, dal visibile all'invisibile, possiamo dire che la vita è una collezione di fatti, Merleau-Ponty lo diceva, io l'ho trasposta, diciamo così, no? Possiamo dire che la vita è una collezione di fatti, sì e no? Sì, la vita è anche collezione di fatti, certamente, è anche un insieme di fatti, ma è solo un insieme di fatti. Su questo io penso che per me è stata sempre centrale per me lo studio di un testo che è decisivo, di un filosofo che è anche un medico, che si chiama Georges Canguilhem. Georges Canguilhem scrive un testo nel 1943, la prima edizione del 1943, che si intitola Il normale e il patologico. Negli anni in cui stava redigendo quella che è la sua tesi di dottorato, stava scrivendo un commento ad Henri Bergson e al terzo capitolo dell'Evoluzione creatrice, il testo che ha dato la grande fama a Bergson, in cui commenta il divenire del vivente e critica Lamarck, critica Darwin, eccetera, eccetera. Ebbene, in questo commento, al terzo capitolo dell'Evoluzione creatrice, nel 1942, questo filosofo, che è anche un medico, ci tengo a dire che è un medico, perché questo è un elemento decisivo nella sua formazione, dice: la filosofia, di fronte a un fatto vitale, deve crearsi uno sguardo nuovo. Già, ma quale sguardo nuovo? E come è possibile uno sguardo nuovo che, ripeto, non escluda la dimensione o l'indagine scientifica, ma sia inclusiva del fatto scientifico? E nel riflettere, nel meditare su questo, mi è venuta alla mente un'immagine, un passo di uno degli autori che io, ma
penso non solo io, che tutti noi amiamo di più, che è Marcel Proust. È il Proust non della Recherche, ma del Jean Santeuil, che è il romanzo che Proust, che Marcel Proust cominciò a scrivere giovanissimo, che venne pubblicato postumo, incompiuto, e che secondo me ha torto, viene, diciamo così, un po' semplicisticamente, viene ridotto a una grande fabbrica per la genesi dell'opus, cioè della Recherche. Ha una sua consistenza, un suo valore e una sua bellezza in sé. Ebbene, Marcel Proust, introducendo questo testo che Jean Santeuil chiede, posso, cito testualmente, posso chiamare romanzo questo libro? Forse è qualcosa di meno e qualcosa di più. È l'essenza stessa della mia vita, concentrata e pura, quale sgorga dallo squarcio delle ore. Questo libro non è mai stato scritto, è stato raccolto. È l'essenza stessa della vita, concentrata e pura, quale sgorga dallo squarcio. Perciò non è scritto, è raccolto, cioè non è ordinato, cioè non è una collezione di fatti. Di Jean che da bambino non riusciva a dormire, la madre veniva a dargli un bacio e avanti così secondo ciò che noi tutti conosciamo, e poi il primo innamoramento e poi e avanti così. Non è la raccolta, scusate, non è la ricostruzione, non è l'ordine, ma è uno zampillio della vita che sgorga dallo squarcio delle ore. Ecco, i fatti sono... diciamo così, posti l'uno dopo l'altro in un ordine cronologico. Ma ciò che trovo in Proust, Proust è stato uno dei grandissimi autori letti, diciamo così, vissuti dai grandi fenomenologi, ma bisogna riuscire a operare uno squarcio. Ecco, per cogliere questo zampillio, come, dove cogliere lo squarcio, se è possibile? Ebbene, uno squarcio, e qui poi ritornerò su Marcel Proust, un possibile squarcio è quando noi consideriamo la vita non più in quanto indagine intorno a fatti, ma la vita come evento. Il tema dell'evento è per noi un tema decisivo, fondamentale. Cos'è l'evento? L'evento è un inizio radicale. L'evento non fa capo a null'altro, è un sopravvenire di sé. L'evento è aurorale. L'evento è inaugurale, instaura un senso, apre una intelligibilità nuova, inaudita, irriducibile alla sua attualizzazione. L'evento non si lascia perciò ridurre alla attualizzazione del fatto in quanto tale. L'evento è anche fatto, ma è fatto che si apre ad un senso inaugurale, perciò è più di un fatto, ma non esclude la nozione di fatto. Io, scusate, i miei studenti dico sempre abituiamoci a pensare non per opposizione, non per out-out, ma per et-et, cioè per inclusione, per implicazione reciproca. L'evento è un fatto che non si limita alla sua effettualizzazione, nella sua immediatezza, ma apre un senso che è radicalmente nuovo. Aristotele nell'Etica Nicomaco ha una espressione che è magnifica, ci sono in Aristotele degli squarci straordinari, non parla esattamente di evento, ma di un termine che alcuni fenomenologi contemporanei trattano nella forma di evento e parla e dice Aristotele, è ropentes zoes, è il capovolgimento completo della vita. L'evento è tale che una volta che sopraggiunge io non sarò mai più lo stesso. Così ritorna in Proust. In Proust il mondo non è creato una volta per tutte. L'evento, il caso che secondo me è più lampante per capire questa distinzione in Proust è il caso della morte della nonna, oppure il caso della morte di Albertine. La morte in quanto evento è descritto
specificamente dallo scrittore. Allora gli viene comunicato che la nonna è morta, allora c'è la triste pratica della ricomposizione del corpo, del trasferimento del corpo, il funerale, eccetera, eccetera. E a questo livello Proust parla di fatti e poi entra nell'evento dopo il quale coglie la dimensione eventuale, cioè quel fatto in quanto evento gli si apre, gli si squaderna quando si ritrova a Balbec, non immediatamente, quando si ritrova a Balbec. Balbec è il luogo di villeggiatura in cui il protagonista della Recherche era solito andare insieme alla nonna, sta facendo un gesto di una banalità assoluta, cioè si sta allacciando le scarpe e questo la nonna era solita allacciargli le scarpe prima delle sue uscite la sera, e in questo momento ciò che viene, che Proust chiama le intermittenze del cuore, ecco, in questo momento il fatto della morte della nonna da fatto diventa evento, e cioè il protagonista sprofonda nell'angoscia, nell'insensatezza, nel nulla che è il davanti a che della morte, e comprende che da quel momento lì la sua vita, lo scrive testualmente, non sarà mai più la stessa. Ecco, questo è uno sguardo diverso rispetto a quelle delle scienze, che non esclude la dimensione del fatto, che non esclude la dimensione cronologica, ma l'evento apre uno squarcio nella dimensione del cronos. E questo è l'evento. Cioè questo è ciò che noi chiamiamo non la dimensione empirica, ma la dimensione esperienziale. L'esperienza dell'evento eccede ogni sua singola attualizzazione. E allora chiediamoci, domanda, è conoscenza questa? È una domanda più che legittima. E se è conoscenza eventualmente, che tipo di conoscenza della vita è questa? È conoscenza quella della vita esperienziale, e io qui vorrei riferirmi a un verso che è notissimo dell'Agamennone. Io dico sempre ai miei studenti che se uno, insomma, vuole capire qualcosa della filosofia greca, ancora prima di studiarsi presocratici e poi Platone, poi Aristotele, che bisogna sapere, ma la prima cosa che uno deve fare, prima ed ultima e durante, è leggersi le tragedie greche. Allora, c'è un verso dell'Agamennone, oltretutto sono bellissime, e quindi, insomma, c'è un verso dell'Agamennone in cui si parla del topazei mazos, è la conoscenza attraverso la prova, cioè la conoscenza attraverso il pazos, è la conoscenza che non è la presa di possesso teorico di una essenza neutra, atemporale, indifferente nei confronti di ciò che non riguarda l'uomo in quanto tale, nei confronti di ciò che tocca l'uomo, ciò che mi tocca, ciò che tocca la mia carne, cioè ciò che mi lacera. Questa è la dimensione originaria. Questa è la dimensione a partire dalla quale, e ancora su questo allora torno ai temi propriamente fenomenologici, è la dimensione a partire dalla quale la scienza si costruisce. Dunque non siamo in opposizione alla dimensione scientifica, al sapere scientifico, nei confronti del quale il filosofo ha un atteggiamento un po' anche di meraviglia, no? Ma è la dimensione a partire da cui è possibile la scienza. Questo si trova nell'avant-propos della fenomenologia della percezione, che è un testo bellissimo di Maurice Merleau-Ponty. Quando Merleau-Ponty scrive: si tratta di risvegliare l'esperienza del mondo di cui essa, cioè la scienza, è la costruzione seconda. Non sbagliata, non in antitesi, è costruzione seconda. Ciò non, in questo senso non si intende in alcun modo sminuire l'indagine scientifica,
ma è ancora Merleau-Ponty che parla. Si tratta di pensare la scienza con rigore, cogliere questa dimensione esperienziale a partire da cui si dà lo straordinario sviluppo delle scienze cosiddette empiriche, significa non sminuire, al contrario, restituire il rigore alla scienza, restituirne il rigore, il senso e la portata. E su questo vorrei allora, e così mi avvio alla conclusione, sì. Ho ancora 5-10 minuti? 5? Meglio 5. 5? Sì. Va bene, insomma, vedrò cosa riesco a fare, dopo sì. Se no partiamo lo stesso. E va bene, allora vi volevo leggere un passo di uno degli ultimi testi di Merleau-Ponty, che è molto breve, si intitola L'occhio e lo spirito, ed è la cosa più bella, secondo me è uno dei testi più belli di Merleau-Ponty, scritto in un'estate. Gli viene chiesto di scrivere un testo sul tema dell'arte. Merleau-Ponty allora affitta quello che in Provenza viene chiamato un bastidon, una casa, e nella quiete della Provenza, nel sud della Francia, vicino a Aix, scrive questo testo magnifico. La scienza manipola le cose e rinuncia ad abitarle. È necessario che il pensiero scientifico, il pensiero di sorvolo, il pensiero dell'oggetto in generale, si ricollochi in un c'è preliminare, nel luogo, sul terreno del mondo sensibile e del mondo lavorato, così come sono nella nostra vita, per il nostro corpo, non quel corpo possibile che è lecito definire una macchina, ma il corpo effettuale che chiamo mio, la sentinella che vigila silenziosa sotto le mie parole e sotto le mie azioni. La scienza così imparerà a riancorarsi alle cose stesse. Allora, c'è un legame tra la vita, l'abitare e il luogo. La dimensione della vita è la dimensione della dimora. Attraverso l'evento questo scopriamo. La dimensione della vita è la dimensione di una dimora non in uno spazio neutro, ma in uno spazio che è già qualificato e che perciò noi chiamiamo il luogo. Altro è lo spazio è identico per tutti, persone e segna, ma il luogo ha sempre un eccetas, il luogo è sempre specifico, ha sempre l'impronta di chi vi abita. L'esistenza è inevitabilmente in situazione. Lo spazio dell'io è propriamente luogo che l'io stesso abita. La sua profondità può essere intesa in relazione alla determinazione qualitativa del senso in rapporto al quale l'io si orienta. La pluralità delle strutture dello spazio si apre in ragione delle diverse prospettive qualitative. Si va oltre lo spazio anonimo, oltre lo spazio universale, dato come un'unica vastità per tutte le situazioni, determinato da oggetti che si giustappongono. C'è uno spazio qualità che si apre in ragione delle relazioni tra le cose e l'io, tra l'io e gli altri. Questa è la vita. La forza e la qualità di questi legami è intesa anche in ragione della libertà delle nostre scelte. Questo complesso insieme di legami forma il luogo che noi abitiamo, la nostra casa, la nostra dimora, è questo complesso di relazioni, ancor prima che lo spazio, i metri cubi nei quali noi siamo collocati. Questo è il nostro sapere, la vita. E il termine abitare, concludo, il termine abitare indica la consuetudine di possedere qualcosa, perché in latino abitare è il frequentativo di avere. In questo caso possiamo ritrovare una omonimia con il termine appunto dimorare, che nella sua radice etimologica ha traccia del termine ricordare, come prima veniva indicato, perché la radice mara che risale al sanscrito smara, e smara si riferisce alla memoria. Ecco, l'abitare narra la dimora dell'io, una dimora che precede lo spazio omogeneo, è il luogo in cui l'io non solo appare, ma anche si manifesta nel legame inscindibile con gli altri.
con se stesso, con le cose e con gli altri, cioè è il luogo della vita. Avevo preparato una parte, l'ultima, sul tema del pathos, che è anche la sofferenza, ma allora questo sarà rimandato ad un'altra occasione e vi ringrazio della vostra pazienza.